San Milana, che ha il suo trono sull'Antelaotta, si racconta, che è un Kailash. E chi vede l'Antelao è una perfetta piramide che fino a poco tempo fa viene completamente ricoperta di ghiacciaio. Sull'apice di questo Antelao siede il trono di San Milana, la signora del Capricorno. E la signora Capricorno è il solstizio invernale, no? E allora al momento del solstizio invernale lei prende la pietra azzurra e cattura il sole e il suo raggio torna ad illuminare il mondo. Quando lei si ritira sull'Antelao e cominciano le tormenta di neve, oggi abbiamo freddo, senz'altro, non c'è il sole, però si sta bene. Immaginate qua, inverno, verso le 5, metri di neve, e poi 6 mesi che o il cibo ce l'hai in casa o muore di fame e che non esci. È una natura molto molto severa questa qua, non ha una natura antica, ha nulla di ameno. Siamo noi che ormai abitiamo in città, che ci godiamo della natura, sappiamo anche le sue forze, sono forze terribili. E quando arriva la prima tormenta di neve, questa San Milana manda i gemelli, una bellissima immagine dell'equinozio autunnale, perché lei arriva il 23 settembre e la prima cosa arrivano i gemelli e avvertono: adesso tutto deve essere dentro nelle case, tutto nei tabià, avete tutto? Avete pane? Avete formaggio? Avete il foraggio per le vostre bestie? Perché adesso fino al 1° maggio dovete restare dentro. Questo è il livello del mito di Fales. Le marmotte sono gli spiriti dell'estate. Durante l'inverno sono sottoposte e custodiscono la vita, però custodiscono il sonno e custodiscono evidentemente la morte. Sono però degli spiriti pacifici, no? Fare la guerra con le marmotte è un po' difficile, no? Sono animali molto carini, se volete, no? Soprattutto sono spiriti degli antenati, sono gli spiriti degli antenati che sorvegliano. Racconta che un giorno ad un'anguana, ad una signora delle acque, ad una gana, fu portata una bambina. Non si sa da dove né quando, una fanciulla. Questa fanciulla giocava con le marmotte. Era talmente amica delle marmotte che era capace di trasformarsi anche lei in marmotta. Era una fanciulla marmotta. Simbolo chiaramente di una divinità. Fanciulla, cosa vi dice? Primavera. Questa fanciulla viene vista da un cacciatore. Cacciatore che evidentemente poi la saga la trasforma in un principe. Cacciatore è Ade, è Ade che cattura Persefone. Comunque il cacciatore la vede, si innamora, la porta al suo castello. Tutti vogliono bene a questa Molpina, si dice che si chiamasse. Il nome lo dicono tutti Molpina, cosa significa nessuno lo sa. Faccio solo presente che Mercurio, qua in queste zone, iscrizioni romane, si chiamava Moltinus Reticus. Caso. Si chiamava Moltina, ragazzi. Sapeva delle bellissime canzoni. Si dice col suo canto, o col suo suono, stregasse tutte le persone, tutte le volevano bene. E il regno dove era la principessa, dove era la regina, fioriva. Però è venuta da Nina. Un giorno c'era una grande festa di corte. Vedete che qua cominciano a miscolarsi i miti e le fiabe. Una festa di corte. Nessuno conosceva questa ragazza.
finché una regina molto fiera della sua stirpe diceva: ma i tuoi avi, i tuoi genitori, i tuoi nonni, i tuoi avi, chi sono? La ragazza si trasforma in marmotta e scappa via. In questo secondo una montagna si fa rosso fuoco. Oggi si chiama la Creda Rossa. Tutti si precipitano verso, perché era mezzogiorno. Tutti si guardano e fanno: cos'è sta montagna rossa? Cos'è sta montagna rossa? E intanto Moltina se le dà a gambe. Cos'è successo? La montagna ha palesato la divinità della ragazza. La divinità Moltina non è una marmotta, non è una principessa, non è una regina, è una dea. Se voi adesso fate un attimo un po' di Iliade, un po' di Odissea, un po' di Eneide, no? Forse avete in testa, i fondatori dei grandi regni avevano sempre una mamma o un papà divino. Vediamo un po', Romolo e Remo, di chi erano figli? Oi boh, no? Achille, il grande Achille, di chi era figlio? Ah! Quindi fa parte, noi diciamo, di un cosiddetto stereotipo, è un continuo, è una costante antropologica. I fondatori di un grande regno, se fosse reale o se fosse mitico, non importa, sono divinità o figli di divinità. In questo caso la fondatrice del regno di Fanes era una dea. Con lo suo colore rosso sovolo al momento, comunque il principe le corre dietro, capisce cos'è successo, le corre dietro, la prega a ritornare al suo castello, lei è, ormai è chiaro, no? Una divinità palesata non può restare tra la gente. Forse questo è un'altra costante che conoscete: se una divinità è riconosciuta deve andarsene. Una divinità non può, tra il sacro e il profano non c'è continuità. Fin quanto una divinità vive fra gli uomini, anche tutte le fiabe delle salvarie, no? Che vivono fra gli uomini, sono magari anche bravissime massaie, poi un giorno si scopre chi sono, o si conosce il nome, cioè vengono riconosciuti, o dal bosco viene una voce: devi tornare a casa, e lei lascia perdere tutto e se ne va. Fra fate. La fata ha il nome dal fatum, il destino. Ma fra il sacro e il profano non c'è continuità. Se la divinità è riconosciuta, perché è molto sacra, la divinità è nascosta, no? Non può avere un'immagine. Appena ha un'immagine, deve andarsene, perché è profanata. Dovete soltanto studiare un attimo la lingua che vi dice tutto. Moltina dice: mi dispiace, io non posso più tornare fra la tua gente. Io, se tu vuoi, resta da me. E lui è il mio, però lo fa, segue la moglie. Molto strano questo dato di fatto. E loro diventano gli antenati, i fondatori di un grande regno, di un regno pieno di pace, sotto la tutela della marmotte, e la fama di questo regno di Fanes, che è il paradiso per lui, chiaramente, è il paradiso prima della caduta nel peccato, si diffonde in tutto il mondo. Il regno di Fanes era di sogno. Come mai che questo regno poi è andato perduto? È perché in mezzo c'è sempre un qualche serpente, no? Che ci mette la coda. C'è nel mito la storia dell'origine, che è sempre grandiosa, il momento dell'apice, dove già si insidua la calata, il momento, noi cristiani diciamo il peccato, il mito dice il vaso di Pandora, e cosa è successo nel regno di Fanes? E questa è una storia molto strana. Nel regno di Fanes è andato perduto il contatto con la regina. L'ultima regina ha
ha sposato un principe straniero, le regine di Fanes dovevano tutti sposare un principe straniero, questa ormai era la legge, perché era probabilmente un clan matrilineare. Non ha niente a che fare col matriarcato, che sia ben chiaro. Il guerriero era sempre l'uomo, con la spada in mano, sempre. Soltanto la linea di trasmissione del potere era della femmina. Del resto questo era, l'hanno molti popoli, l'hanno molto molti popoli, anche gli egizi l'avevano, che veramente matriarcali non erano, no? Però la linea di trasmissione era in mano della donna, della figlia, e infatti così il faraone doveva sposare la sorella per essere legittimato nel suo potere. Poi regnava lui, non c'era, a mezzi termini, no? Nel regno di Fanes deve essere una storia così, cioè la trasmissione del potere, la sacerdotessa era lei, la trasmissione andava attraverso la femmina, la figlia femmina, e poi il suo sposo chiaramente regnava, ovvio. Quindi niente di nuovo, l'ultima principessa prende il suo bravo sposo e dovrebbe dire però stai attento, i numi tutelari di questo regno sono le marmotte. Questa principessa non lo dice. Il mito non dice niente. Wolf ha raccontato una storia di vergogna. Qua c'è un buco nella trasmissione. Perché la regina, l'ultima regina, che infatti noi abbiamo tutti gli altri personaggi del regno di Fanes con nome e cognome della regina, non sappiamo nulla, damnatio memoriae. Siccome lei era quello che era la vera causa della perdita del regno, perché abbia taciuto non si sa. E con questo tacere gli antenati, rinnegare gli antenati, sono iniziato io. Poi la storia è una ruota. Poi c'è una storia complicatissima di due gemelli che sono spostati e non si sa bene, sicuramente caos di Wolf è stato fatto. Però questa regina di Fanes ad un certo punto ha una figlia su cui poggia in questo secondo tutta la possibilità di redimere questo regno che le marmotte hanno già condannato. Questa principessa è forse il personaggio più famoso, più celebre di tutto il mito. Anche là abbiamo solo un'immagine. Era una guerriera, una arciera, di nome Dola Assila. L'avete probabilmente tutti sentito, no? Forse no, rileggetevi il mito che è molto bello. Wer ist diese Prinzessin, Dola Assila, seine Kriegerin? Da ist wahrscheinlich etwas falsch verstanden. L'immagine come viene presentata Dola Assila, il nome non sappiamo, è assolutamente buio, pesto, se che cosa potesse significare il nome. È un nome composto, questo non c'è ombra di dubbio, Dola Assila. Probabilmente uno è il nome, l'altro è l'invocazione. Viene invocato anche come la Lugianta, come la lucente, come la splendida. Viene invocata anche come la Ceduia, cioè quella che osa tutto, ha molti cognomi, ha molti epiteta, si dice in verità, no? Probabilmente anche Dola Assila è soltanto la grande Dola o la grande Sila, non sappiamo quale delle due è. No? Comunque, probabilmente Sila era il nome giusto, perché Sila è un'antichissima radice che significa acqua, Sala, Sila. Questa principessa è una principessa cinta di una corazza bianca, si dice di un ermellino perché è bianco, io direi che è una marmotta che la copre, perché è l'ultimo tentativo di salvare il regno. Papà! Ha in mano un arco d'argento e le frecce sono infallibili e sono mortali. Adesso fate un attimo una vergine, una bellissima vergine bianca con un arco d'argento in mano che tira frecce. Chi è? Artemide, Diana. In più l'arco è evidentemente l'arco della luna. Oggi non vediamo assolutamente nulla, però sappiamo che là dietro c'è l'astro, che la luna è l'astro che segnala il tempo breve.
Il sole segnala il tempo lungo, il tempo dell'eterno ritorno, il tempo fra il solstizio invernale e l'estizio estivo. La luna misura le tre fasi per quattro piedi, sette volte. Quindi i numeri della luna sono numeri da mo' ricordo, perché sono sette ogni fase, quattro fasi, 48, e sono tre aspetti. 3 per 2, 3 più 4, 3 per 4, fate voi cosa nasce di numeri molto, molto, molto sacri. Il numero della luna è il 7, la fase, però sono tre aspetti, la luna nera, la luna piena e la luna che è l'arco d'argento, normalmente sentata. Normalmente viene, la luna viene presentata così ed è alfa. Se voi vedete come viene, fate una volta il vecchio alfa greco, no? Allora vedete che viene fatto così. Semplicemente questi due erano le corna del toro, perché alfa, alef, in semitico significa toro. Quindi potete immaginare la profondità di queste immagini. I ladini sono da 1000 anni a 2000 anni cristianizzati e fedelissimi cristiani, non è quello il problema. Però hanno mantenuto questo ricordo di una vergine sulla luna, del resto spesso anche la Madonna viene presentata così, perché segnala la verginità e copre la grande vergine, la grande Diana di Efeso. Erano delle divinità, e anche Dolasilla non è assolutamente una guerriera, questo è stato una costruzione molto molto tarda, ma lei è il sacro numero 7, per tre aspetti e per quattro frasi. Questa Dolasilla viene consegnato il destino del regno, insieme evidentemente con un oracolo. Tu sarai una guerriera invincibile fino al giorno in cui tu scegli lo sposo. Quando ti sposi, la tua forza soprannaturale svanirà e l'arte della guerra passerà al tuo sposo. Tu resterai per sempre in regina di Trans. Dolasilla in un primo momento capisce un granché, il suo padre però capisce, e il padre capisce che il suo tempo ormai è limitato, perché è stabilito già il tempo che il dominio deve passare a Dolasilla, che a sua volta incorona il suo nuovo re e il passaggio va verso la nuova generazione. Il re e la regina devono fare un passo indietro e dare la continuità al regno. La regina sappiamo già che ha tradito i patti e il re addirittura fa molto molto peggio, è veramente un falso rego, è un re traditore, perché piuttosto di mollare il regno di Fanes tradisce la figlia, la sua famiglia, l'intero popolo e l'intero regno. Wolf dice per amore di un tesoro magico, l'Aurona. L'Aurona non è un tesoro, l'Aurona è un regno dell'inferno. E poi sto tesoro mi sa tanto di magico. Credo che là abbiamo una intercessione di una un Fluchtskold, no? Là c'è dietro appunto la maledizione dell'oro di wagneriana tradizione. Questo è cultura germanica, non è cultura italica. Un'altra versione che per fortuna abbiamo dice che il re tradisce perché vuole sposare un'altra donna.
beh, questo è il gatto di Elena, no? Abbiamo già, là abbiamo degli elementi.